Signore e signori, siamo arrivati. 20:30 G, non ci credo, sono le 20:35. No, vabbè, vi metto un altro po' di musica perché non è possibile. Metto un Ah, altro po' dai. di... Ci siamo, ragazzi, ci siamo, eccoci qua. Dice Ci siamo? Ci sentono? Games Italia, settimana Siamo belli 7. tosti, dai. Buonasera a tutti, ragazzi. Ciao. Yeah. Ciao. Come vi va, ragazzi? Scriveteci in chat, tanto non lo leggeremo. Oh, quanto sono stronzo. Allora. Siamo alla settimana 7, mi dicono. Sette. Oh, porco Giuda. Io li ucciderò tutti questa sera, come è giusto che sia. E sono sicuro che la chat condivida il mio pensiero, ma lascio lo spazio a Edo per presentare il tutto. Vai. Bene ragazzi, ciao a tutti, benvenuti alla settimana 7 di Fior di Nazisti di Dice Games Italia, la campagna creata dal master su Sinerequie. Il mio nome è come sempre Quit108 e sono nei panni di Faust Johansen, l'estremamente positivo, quasi siero positivo Faust Johansen. Poi sotto di me c'è Fredrik Schwarz, ovvero Non il è nostro caro possibile essere Robin. così. Io sono Lang, mangio la zuppa. Ovvero il nostro caro Robin che sta mangiando la zuppa è un vecchio con problemi mentali, ma anche l'unica persona che sta in realtà facendo qualcosa per far finire questa campagna. Grazie, Di fianco a lui c'è Alex Fraus, ovvero Naux Cube, che come sempre fa l'inutile della campagna. È il grazie. membro di una setta segreta, abbiamo scoperto, che fa i propri riti in strada. E è un ciccione Ovviamente. obeso e basta. Più o meno è quello. Sopra di lui c'è Brandolf Kramer, ovvero Rex91, uno degli eroi di questa Ragione. campagna, che sarà la persona che ucciderà Naux. Si spera, ora che è armato con due granate gentilmente concessi Fallo, ti prego, da me. uccidere. Ovviamente a torreggiare, troneggiare sopra tutti, c'è il nostro cartomante, il nostro master. La nostra zingara, perché è andato a Copacabana a farsi cambiare sesso, Luca Bellini Detto di Vivo anche Company, detto anche il retto. il retto. Andate tutti quanti a cagare. Buonasera a tutti, ragazzi. Appunto, il Non si retto! sente. Non sento, come fate a non sentire? Io sento tutto. Ah no, adesso sento. Sento, Ok. ecco io, sento. Sì. No, no, sono cazzi loro se non sentono. Decidetevi. Allora, Non vedo un cavolo. abbiamo fatto le dovute presentazioni. Io adesso radunerò leggermente le informazioni su quanto è successo la scorsa volta con i miei poteri da zingaro, zingarata, nel mentre Quit108 vi parlerà della campagna di crowdfunding che abbiamo iniziato. Assolutamente, anche perché io non c'entro niente e quindi posso parlarne male. No, scherzo. Comunque, allora, i ragazzi di Evil Company ovviamente sono in procinto di far uscire il loro il numero uno di Roll Again. E siamo tutti molto eccitati per questa cosa perché io voglio leggere come va a finire. Ho letto lo zero, per quelli che hanno avuto il piacere, la possibilità di leggere lo zero è tanta roba. Hai letto anche il mio di zero? Sì, ho letto anche il tuo. Non ti È ancora preoccupare, è la ancora qua. tua. Credo Quindi che... vogliamo sapere come inizia, no? Come finisce, com'era iniziata la serie. Bene, effetti. Comunque, purtroppo ci sono stati dei problemi, delle beghe burocratiche e amministrative da parte di Cartoomix, dove avrebbe dovuto presentare il primo numero di Roll Again, che si è rivelato più costoso di quanto dovesse essere all'inizio, perché è cambiata l'amministrazione, hanno cambiato i prezzi e hanno fatto un po' gli stronzi. Quindi, è un colpo di tosse, non vi preoccupate. Master non c'entra niente, Evil Company non c'entra niente, sono io qui 108, fate causa a me. Non sento più nulla. Comunque. Oddio, sono sordo. Oh, cavolo. Oh, Sento le voci. Sento le voci. Devo uccidere tutti. Comunque, hanno iniziato un progetto di crowdfunding per riuscire ad arrivare a circa 600 euro, che sono quello che gli manca per poter andare al Cartoomix e avere uno stand degno di nota, che è un 8 metri quadri, se non mi sbaglio, giusto?
che è uno stand, uno stand al Cartoon Mix, che è qua a Milano e alla quale parteciperò anch'io, perché mi prenderò un tavolo, vi ho già detto, io mi prenderò un tavolo per giocare contro di voi a Magic a caso tutto il giorno. Saranno anche Naux e Robin, che avevano Yes. Ci tengo a precisare, ragazzi, mi dispiace per quelli che mi hanno contattato dicendomi che loro sarebbero venuti a trovarci a Mantova. Ragazzi, anche a Mantova sono sorti dei problemi che non erano risolvibili. Cartoon Mix è risolvibile la situazione, Mantova Comics purtroppo no, e quindi dobbiamo saltare per questa volta. Esatto, comunque sia, ci sono varie offerte, potete offrire 2 euro semplicemente per donare agli Evil per dargli una mano, potete offrire 5 euro se volete preordinare il fumetto, quindi avrete il fumetto assicurato che costa 3 euro più 2 euro di donazione, niente di male, e poi comunque la possibilità, ragazzi, di averlo preordinato. Grazie, cioè, insomma, esatto. È per se vi fidate di noi e volete aiutarci in questo nostro progetto. Esatto, è semplicemente per mostrare il supporto al progetto. Un sacco di persone hanno già donato, infatti io sono contentissimo, ho guardato prima dal cellulare a quanto eravate e siamo già quasi al 50% dopo tipo 2 ore che è fuori la campagna, quindi tocchiamoci le palle, però... Buon risultato, ragazzi, è un buon risultato e speriamo veramente di riuscire a farcela. E ovviamente abbiamo piazzato dei traguardi extra stand, che ci piacerebbe molto raggiungere. Se arriviamo a 1000 euro fanno il fumetto di Dice Games Italia, ragazzi! Il fumetto di Dice Games Italia. Il cosa? Il fumetto. Di cosa? Fumetto di Dice Games Italia! Minchia, serio? Sta male! Comunque, ci piacerebbe cogliere l'occasione, già che ci siamo, per iniziare magari a raccimolare qualche soldo per fare tutti questi altri progetti. Ovviamente la possibilità è sia per chi viene a Cartoonix e ritirerà di persona le sue ricompense, le cose che si è, diciamo, che ha scelto, sia chi non può, a cui noi spenderemo. Ha un costo bassissimo, ragazzi, siamo su 3 euro, quindi madonna, cioè, non è pochissimo. Non è di sicuro un problema e speriamo veramente di riuscire a farcela, ragazzi. È una situazione brutta perché è capitato a sole 3 settimane, ma neanche, a soli 17 giorni dalla fiera, e quindi è molto complicato per noi, ma ci teniamo a farlo, ci teniamo ad ospitarvi, a fare bella figura, ad essere lì a Cartoonix e dare un'esperienza bella a chiunque venga a trovarci, quindi abbiamo bisogno di voi. Spero che fate le possibilità. Assolutamente, vi ricordo che per la donazione da 15 euro c'è anche una mia slinguata personale. Quindi pago subito. E una palpatina. E una palpatina l'aggiungo io, così perché vi voglio bene. Una palpatina la fanno a te. Così. Perché ci piace. Il fumetto doveva essere fatto. Vabbè, poi me lo e io me lo feci. Ragazzi, poi risponderemo a qualche domanda più avanti, magari a fine serata, però rispondendo brevemente, metti il link al crowdfunding. Yes, ragazzi, però io qua vabbè, se ce l'hai tu allora glielo metti. Lo apro più sotto mano. Il Comic-Con, ragazzi, il Comic-Con di Napoli al momento è off limits, nel senso che i costi sarebbero al momento un po' altini e bisogna ben capire, perché il Comic-Con è sempre un po'... non si sa bene che cosa gli succede mai. Ogni anno è sempre un terno al lotto per capire che succede. Ho messo il link in chat, quindi se volete andare a vedere direttamente subito il sito, è sulla chat. Ragazzi, bastano anche 2 euro, se volete aiutare basta. Unica pack che purtroppo è solo carte di credito, se non mi sbaglio. Quindi dovete chiedere ai vostri se non avete una. Visa, ce l'avete. Visa e Poste Pay, ragazzi. Quindi anche la Poste Pay. Io, allora, capisco quelli che già mi hanno detto, ma io ce la PayPal. Ok, ho chiesto chiarimenti sul sito di Appela e la loro risposta è stata abbastanza sensata. A quanto pare che poi faceva tariffe molto alte, tratteneva percentuali molto alte della donazione,
e dava problemi nei pagamenti. Quindi a un certo punto hanno deciso di togliere. Dobbiamo accettarla per così com'è, ragazzi. Postepay, Visa, Mastercard. Alla fine più o meno comprano tutto, ragazzi. Ovviamente, ragazzi, più donate e più sale il coso, più noi potremo organizzare eventi. Potremo probabilmente con una cosa abbastanza alta organizzare anche qualcosa più in giù, perché ovviamente noi siamo tutti di Milano quasi, tranne il Terrone. E Terronaccio che mangia tutti di Milano. Siamo a fare razzisti pre-live. Ascolta, non siamo razzisti, senta che ci rubi la polenta. Bello, ma te manco sei di Milano. Effettivamente ci rubi la polenta. Toscano, te che cazzo vuoi? Comunque, per quelli che sono di giù, se comunque... Fermi, Boni! Per quelli... Boni! No, non facciamo i napoletani, cazzo. Ci siamo appena bruciati tutti. Scherzo. Sono Napoli! Per quelli che sono di giù... Eravamo in anticipo sullo streaming, dovevamo perdere un po' di tempo. Non lo perdo! Per quelli che sono di giù, comunque, da quello che ho capito, possono... donare e ricevere tramite spedizione comunque il fumetto, giusto? Sì, costo esatto, di spedizione 2,90 euro. Spedizione standard 2,90 euro per alcune spedizioni, ragazzi. La donazione base, la spedizione già compresa. Non preoccupatevi. Ok, fantastico. Scusate, il film di Role Game. Madonna, ragazzi. Allora lì dobbiamo raggiungere 10.000 passa euro, però di più. Ci vuole un po', dateci una settimana di tempo più o meno. Poi è già tutto pronto. Avremo Rexel che si è fatto crescere la barba, è diventata rossa. Esatto. Ma tu ci scherzi, sai che io ho dei peli rossi qua? Vedi, è destino. Ti stanno crescendo, ti stai tramutando in Rodrek. E la piano inizierai ad uccidere la gente, basta, sarai Rodrek. E diventerai nano anche. E sarai dietro. Devi addestrare una pantegana, però. Allora, la pantegana non è difficile, basta e vada a tivere, ne dovrò quante cazzo me ne va pare, bene. Master. La birra che è un po' difficile. Facciamo partire sta campagna? Facciamo partire sta campagna, se no non ce la sbrighiamo più. Io sto mangiando adesso perché sono arrivato a 8:12, ragazzi, dal lavoro, quindi... sappiatelo. Ma non sta facendo casino. Ho mangiato le patatine. Nello scorso live abbiamo visto Kramer che è riuscito a salvarsi. Si è risvegliato, ha iniziato a incamminarsi. Non sapeva ben orientarsi. Lui non conosce un cazzo dei muschi e di dove si orientano. Ma comunque per una botta di culo è riuscito a ritornare verso la miniera. Nel frattempo i nostri eroi hanno parlato e continuato a parlare con un po' delle persone in città, dopodiché si sono dirette alle miniere pensando che magari hanno scavato in profondità. Citazione. Indovinate da cosa? Wow! Alla miniera si sono riuniti, anche perché Kramer voleva uccidere Fraus, ma si è trattenuto e non ha usato l'accetta che ha trovato. Benissimo, bravissimo in tutti quanti. Wow! Ovviamente Johansen si è... ha sputtanato Fraus e dando anche due granate in mano a Kramer, così da assicurare la morte del nostro caro Fraus. Wow! Fraus ha dimostrato che non è in grado di mantenere un segreto e che la sua missione dentro una setta segretissima è stata totalmente uno sbaglio, un errore di gioventù di molte, molte persone. Wow! Tra l'altro ha provato a coercizzare, a fare un rito per entrare nella setta a Johansen in mezzo alla strada. Wow! Wow! Il che ha solo convalidato la mia tesi del fatto che fosse un merda. Quindi, a mezzanotte e un quarto, il nostro Schwarz ha un colpo di genio. Cioè, finisce il paracetamolo, quindi il cervello si risveglia. Ha un colpo di genio e decide di prendere in mano la situazione, di reggersi dal dottore e trovare il libro. Oh mio Dio! In lontananza dei barriti. Chiamiamoli così. Oddio, arriva partita a Cartagine. Quante? Il barrito. Grazie del barrito. Allora, sto nella situazione. Tia, no, aiuto. Kramer e Johansen sono nella casa requisita dalla Gestapo vicino alla caserma della Wehrmacht. Fraus nella caserma della Wehrmacht, mentre Schwarz è appena uscito dalla casa del dottore.
a voi. Chi parte? Allora, partito primo. Rexen, come al solito. Cioè, è ovvio. Svenga, Rexen, svenga. Ah, Rexen, ti sei offerto. Bene, dai. Oh, ovvio. Hai detto che stavo... Quanto era vicino a Babbo Natale? Da 1 a 10. Sei molto vicino, un lancio di granata per farti capire. Ok. È vero, è una misura corrente. Si misura a lanci di granate qua. A lanci di granate, ovvio. Sei per esempio a 8 metri, 8 lanci di granate dalla chiesa. Per farti capire. Prova a lanciarla in chiesa. cioè... Noi siamo lì. Abbiamo sentito sto troll. Sì, avete sentito questo barista ruggito poderoso che tutti in città hanno sentito. Non me nasconderci. Io guardo. Non era di Milano lei. Io guardo Kramer e gli faccio: signore, che facciamo? Io direi di andare a trovare un posto dove rifugiarci, anche perché credo stiano ritornando, come avevo preventivato, a differenza del nostro amico abbastanza inquartato. Assolutamente sì, signore. Meglio salvi che uccisi, come dico sempre io. Sono un po' preoccupato, l'ottimismo. No, io avevo scritto Kramer culo sulla barricata della Gestapo. Avevo scritto Fraus culo, è vero. Mi hai dato Johansen? Due, signore. Ne ho due anch'io, se vuole saperlo, signore. Vai, una e una, e basta. Kramer suicida. L'idea era proprio quella. Allora cerchiamo una casa. Passiamo a... Vediamo se il nostro Fraus ha una qualche idea migliore. Vado a cercare Schwarz, che so che è andato al dottore, giusto? Sì, te l'ha detto. Ok, vado verso la casa del dottore. Quindi, con quattro uomini. Un barrito terrificante. Devo cercarlo comunque, Schwarz. Cioè, va bene che è un coglione che lo voglio lasciare, però comunque devo tenerlo stretto. Non è che posso lasciarlo andare in giro da solo. Quindi prendi quattro dei... La sua migliore difesa è... sono io. Esatto. Che culo. Ancora non ha capito che siamo su Games of Thrones. È una squadra fatta per durare. Quindi tu prendi quattro dei... Quindi rimangono tre uomini della Wehrmacht. Ok. Presidiare. Dico di preside. Si dice presidiare. Presidiare, grazie. Ma a scuola di SS ti hanno insegnato l'italiano, cazzo. No, sei del tedesco, scusa. Vabbè. E vado verso casa del dottore. Ok, va bene. Schwarz. Salve. Ma cos'è? Mi incontra? No, è ancora lontano. Tu sei dall'altra parte della città. Tu sei vicino al palazzo di giustizia. Beh, ho il libro in mano. Ho quello che volevo. Sono anche euforico, giusto? Sì. Nonostante l'ultima volta al sentire il barrito eri stato attraversato da una sensazione di paura, che non eri sicuro che fosse tua. È vero. Beh, la mia missione è riportare il libro nel posto giusto. Cosa farebbe Fraust per fare ciò? Mangerebbe. Salsiccia! No, funziona questa tecnica. Tu pensi a cosa farebbe Fraust e poi fai il contrario. E di solito già lo fai. Aspetta, te la dico così tu fai il contrario. Ecco perché è un genio tattico. L'SS gli chiedeva cosa fare, lui diceva una cosa, lo facevo l'opposto. E un dei geni. Bravo. È un genio tattico all'inverso. Allora io farei questo, Rob. Prenderai il libro, lo metterai dentro
la maglietta, correrei dritto col fucile in mano e se trovo qualcuno lo ammazzo. Allora, probabilmente Frost andrebbe dritto a mettere il libro lì nel posto, anche se fuori c'è pericolo. Quindi io non andrò dritto lì dove c'è pericolo. Potrei andarci con degli uomini, farmi difendere da loro. Forse Faust me lo lascerebbe fare, tanto è cioè, gli spiego, lo magheggio un po'. Sì, vado da Faust. Ormai tutti vogliono magheggiare in qualche modo Gabbare Fraus, anche Schwarz, anche il pazzo vuole magheggiare Fraus, poverino. Allora, ok, mentre loro si incontrano, Kramer, Johansen, sì. Avete fatto qualcos'altro? Tiro di karma per trovare un posto sicuro. Quindi uscite. È sicuro, cioè, sì. Avete una casa? Una chiesa. No, siete in casa. No, è vero, noi ci eravamo rifugiati. È vero, siamo nella... Niente. La che sta. Niente, però io, allora io guardo Kramer e faccio, sì, però signore, come facciamo a trovare Fraus poi, se ci rinchiudiamo in casa? Anche tu hai ragione, Johansen, devo ammetterlo. Anche un orologio rotto ha ragione due volte al giorno, signore. Johansen, no, una granata, te Ok, vai, dai. Conviene, secondo me, andare a controllare cosa succede qui fuori. Johansen? Sì, signore. Sono lieto che ti sei offerto volontario. Certo, signore. Per il grande Reich, signore. Sì, certo. Il Reich. Certo, è right, chi se lo ricorda? È sopravvivenza pura. Sporgo la testa fuori a controllare. Ok. Un uomo con un'accia pasta e te la decapita. Io di distanza della morte. Oh, le stelle. Ok. Per strada non vedi nessuno. È libero, signore. E anche da dire che è molto buio. Sembra libero, signore. Non vedo cose alte 2 metri o larghe 2 metri in equal misura, signore. Sono sorpreso dal tuo zelo e da come ti stai offrendo volontario per uscire in ronda. Mi stai emozionando. Sì, signore, se trovo Fraus. Se trovi Fraus, avvertimi dov'è. Poi ci penso io. Sì, vuole signore. Di persona. Sì, signore. Questa è personale. È una vendetta personale. Prendo e esco facendo la ronda attorno al quartiere, tra virgolette, al villaggetto, correndo. Corricchiando, tipo. Se sei positivo, sai, sempre vivo, resterai. Cose così. Fatti un check di ascoltare, nazisti miei. Mamma mia. Ah, già. Anche... Chi parte? Fermi che abbiamo già fatto una volta. Chi parte? Parto... Fate, io arrivo tra poco. Parto io. Vado io, va. No, va Rexen, vai. Vado. No. Nope. Schwarz. No, non fallimento però. Ok. Johansen. Sei su ascoltare. Preso. Al limite, ma preso. Ok. No, niente. Abbiamo... perché non ce l'ho ascoltare, quindi niente. Non... Cioè, tu non hai ascoltare. Cioè, mi stai dicendo che tu non hai ascoltare. Io non ho ascoltato. È successo male. Cioè, è come non avere osservare in D&D. Vabbè, in effetti è meglio che sto zitto. In effetti, quindi è successo Mario. Sì, ma Rex, l'hai passato? Te lo dico subito. Non credo, perché in percezione facevo schifo io. Ok. No. Schwarz e Faust.
Ok, vi state praticamente dirigendo, venendo incontro voi due, e vi vedete lungo la via, state costeggiando la chiesa praticamente. Fraus ce l'ha sulla destra, mentre Schwarz la sta tenendo sulla sinistra. E vi vedete tra di voi, anche perché gli uomini della Wehrmacht stanno usando le luci, e la stessa cosa Schwarz, che ovviamente è notte, è buio. Allo stesso momento vi sembra di sentire tremare il terreno. Sentite come tremare il terreno sotto i vostri piedi. Mentre Johansen senti dei grossi tonfi, uno a poca distanza dall'altro, facilmente intuibili come una specie di camminata. È Fraus. Solo che è molto più pesante di Fraus. Cazzo. Io che speravo. Fraus. Mentre il nostro caro Kramer si sta ascoltando la musica dall'iPod. Io ho messo a fare per entrare a casa, quindi ormai. Io mi immagino Kramer nascosto in un angolo della casa al buio con l'iPod con su scritto bandiera rossa. Allora My Little Pony Friendship is Magic, cose così. Che combinate? Io vado verso i passi cercando di rimanere il più silenzioso possibile. Ok. Farz. Fraus. Ehi, ciao Fraus. Hai visto anche, sentito? Sentito cosa? Non vedi qua? La ciccia sta ballando. È come bicchiere in Jurassic Park. Oh mio Dio. È un allarme antitroll umano. Sì, è come Homer. Sì, giustamente Fraus, qualcosa di orribile sta per accadere. Fate, continuate. Dobbiamo trovare qualcosa, un posto sicuro in cui rifugiarci. Un posto sicuro? Sì. È difficile. C'è un posto sicuro dove potresti rifugiarti? Dove? Casa di Kramer. Però mi servirebbero degli uomini. Ma che cazzo? Il campo. Dimmi il posto sicuro. Me ne servirebbero tanti di uomini. Bastano tre, tu sei bravo abbastanza. Me ne servirebbero di più di tre. Ne abbiamo tre più quattro, con sette. Me ne servirebbero cinque almeno. Vabbè. Va bene. Facciamo puoi così. Puoi andare a casa del dottore, c'è un uomo lì super dotato e super forte che sta tenendo d'occhio il dottore. Eh? E ha un rifugio, praticamente una specie di bunker. Non è mai stato attaccato dai troll, quindi potresti rifugiarti lì. Ti tieni giusto quei tre uomini che ti servono per difenderti, ma tanto non ti attaccheranno quindi mai. Quindi io tengo tre uomini e tu te ne tieni quattro, non più cinque. Cinque. Fai bene i conti. Quello che è già là. Che è quello là? Il superdotato super forte. Ma perché c'è un superdotato super forte che ti segue? È l'uomo che avevo chiesto prima, che mi ha seguito dal dottore. E come mai sai che è superdotato? So molte cose che tu non sai. Le voci me lo dicono. Cioè, le voci sono... Oh, ma hai visto che mazza? Figa, lascia stare che quello... Ah, la mia età avrei pagato per roba del genere! Posso fare le voci di Fraus? Che anche io mi difendo. È la voce della nonna di Schwarz. Andiamo allora. No, tu vai. Io devo andare da un'altra parte. E dove devi andare? Devo andare... Non vorrei dirtelo davanti agli uomini, meglio di no. Va bene, aspettate un attimo, andiamo un po' avanti. Dove devi andare? Devo andare da Morten. Da Morten devi andare? A fare cosa? Sì, lui sa un segreto, all'oggetto! E cosa ti servono allora quattro uomini? Ah, è vero, Trost, mi fai un check su... Volontà.
9. Sicuramente non l'ho preso, tranquillo. Oh no, l'hai preso come? Non nel modo in cui volevi tu, ma l'hai preso. Cioè proprio, e ancora. Quindi hai fallito, giusto? Sa di sì, aspetta un secondo. Col 9. Sì, col 9 felici sei. Un improvviso moto di rabbia verso Schwarz. Va bene. Senti come nella mente un'invidia che ti scorre nel corpo. Perché l'ha trovato lui? Perché non io? Fa vedere cosa hai trovato subito. No, ho trovato niente io. Ho detto che Morten ce l'ha l'oggetto. So dov'è. Poi non questa è la sensazione, Fraus. Che cosa, Luca? Io ho la sensazione che tu hai l'oggetto. Ah, questa strana sensazione che tu abbia abbia. Cosa mi stai nascondendo? Fraus, te l'ho detto. So dov'è l'oggetto. Quello che ti dicevo. No, tu mi stai nascondendo qualcosa. Ci conosciamo da tanti anni e ancora mi pensi che io riesca a cadere dentro le tue trappole? Dai. Alle mie trappole? Lo sai benissimo. Dimmi cos'hai. Sparagli, Svanzo, sparagli! E potrei anche puntartelo contro se non la smetti. Fatemi un check di ascoltare voi due. Vado io. A loro due. Successo ma... Sì, perché loro sono avanti, Johansen. Tu hai un successo automatico. Perché loro stanno discutendo tra di loro, mentre tu stai proprio lì ad ascoltare, stai facendo attenzione. E lui è un successo, però. Ok, allora, Faus, sì, hai questo moto di invidia, ma senti anche distintamente che qualcosa di pesante si sta avvicinando ed è oltre la sacrestia della chiesa. Non molto lontano.